Festa tema Super Mario, dedicata ad una fascia di età che va dai 5 agli 8 anni, proprio il periodo in cui sono super fan di questo personaggio. E come al solito abbiamo inserito all'interno dei giochi creati da noi assolutamente esclusivi. Ciao, io sono Johnny Leonardi, titolare e fondatore di Lestare Animazione. In questo video ti spiegherò nel dettaglio come si svolge la nostra festa a tema Super Mario. Abbiamo creato due versioni, una Basic ed una Premium. Andiamo a vedere cosa comprende la versione Basic. Abbiamo due animatori fino ad un massimo di 21 bambini, chiaramente per un'ottima gestione della festa, cassa audio, musica, microfono e tutto quello che serve per l'intrattenimento, chiaramente lo porteremo noi. Ma adesso andiamo nella parte quella più particolare, ovvero il programma di questa speciale festa tematica. Faremo un'accoglienza col photobooth, con una cornice chiaramente tematica come quella che vedi in questa slide. Faremo delle foto al festeggiato e a tutti i suoi invitati man mano che arrivano e li manderemo su WhatsApp a fine festa ai genitori del festeggiato. Ti rassicuro subito del fatto che non li pubblicheremo in nessuno dei nostri social, chiaramente per una questione di privacy, ma li condivideremo appunto solo col genitore del festeggiato. Appena sono più o meno la metà, o un po' più della metà, beh, entriamo nel vivo della festa, in cui nella prima parte faremo quella che abbiamo chiamato caccia ai personaggi. In buona sostanza abbiamo doppiato un video di Super Mario in cui i personaggi Mario e Luigi chiederanno a tutti gli invitati di cercare in giro per la sala i loro personaggi. È una sorta di caccia al tesoro in cui verranno nascosti appunto una serie di personaggi del mondo di Super Mario, Luigi, la stella, il fungo e tanti altri, e solo chi troverà Mario e Luigi potrà fare il capitano. Naturalmente uno dei due lo faremo trovare al festeggiato perché è il suo giorno speciale e come minimo gli faremo fare il capitano. Una volta scelti i capitani, li divideremo in squadre e entriamo davvero nel vivo della festa con il primo gioco che si chiama Percorso con il potenziometro. È un percorso ad ostacoli in cui tutti gli invitati, prima di partire nel percorso, dovranno estrarre da un sacco un foglio di carta e in base a cosa gli uscirà, quindi una stella o un fungo, avranno un potere diverso. Quindi la stella li farà andare veloci, il fungo li farà saltellare e tante altre piccole sorprese che non ti svelo nel video perché magari lo sta guardando il festeggiato e quindi sarà una sorpresa per lui. Proprio come nel gioco Mario Kart, ogni volta che qualcuno estrae un simbolo diverso, avrà un potere diverso, quindi è un percorso ad ostacoli, ma molto particolare e soprattutto legato al mondo Super Mario. Successivamente andremo col prossimo gioco che abbiamo inventato noi di Lestare Animazione, come anche quelli precedenti, e parlo del Turbo Tubo. È un tubo in stile Mario Kart, come quelli che vedi qui sulle slide, e tutti gli invitati dovranno correre, fare degli ostacoli e inserire delle palline all'interno di questi tubi. Beh, la squadra che lo riempirà per prima vincerà questa sfida. Lo faremo in due versioni, andata e ritorno, quindi dovranno prima riempire il tubo e successivamente svuotarlo. Tutto questo si svolge nella prima ora di festa, quindi abbiamo l'accoglienza, le foto, la scelta dei capitani, questi giochi di movimento in cui faremo scatenare tutti quanti e poi noi ti suggeriamo più o meno dopo un'ora di fare la pausa con le patatine. Beh, il motivo è semplice, i bambini si sono scatenati e iniziano ad avere fame, quindi una pausa per mangiare patatine o un panino, il succo di frutto, insomma, qualcosa per ricaricare le energie sicuramente ci sta, perché poi ci avviamo alla seconda parte della festa in cui faremo quella che abbiamo chiamato la Mario Kart Experience. In buona sostanza portiamo una Nintendo Wii con i joystick e gli sterzi e faremo una sfida proprio con il gioco Mario Kart a staffetta. Creeremo delle file, ogni invitato dovrà guidare il suo go-kart e di volta in volta faremo il cambio, quindi dovrà dare lo sterzo a chi sta dietro e così via per tutti i partecipanti della festa. In questa sfida chiaramente ci saranno pure dei vincitori, anzi un vincitore
cuore. In questo caso faremo sempre in modo di far vincere la squadra del festeggiato e alla fine ci sarà la premiazione sul podio e il regalo, una coppa tematica che rimarrà al festeggiato come ricordo indimenticabile di questa fantastica festa passata insieme. Beh, a questo punto è passata più o meno 1:30, 1:40 dall'inizio della festa. Il mio consiglio è quello di prevedere in questo momento la pausa per far mangiare la tavola calda, rosticceria o qualsiasi cosa tu abbia pensato per loro, perché chiaramente iniziano ad avere davvero fame, quindi la seconda pausa il mio consiglio è di farla più o meno 1:40, 1:50 dall'inizio della festa per poi andare al momento finale, l'ultima parte in cui li faremo scatenare con la Super Mario Just Dance. È un video con una serie di balletti presi dal mondo appunto di Super Mario, dai videogiochi, dai cartoni, dai film e tutto quello che abbiamo trovato sul web lo abbiamo montato per creare una Just Dance super tematica in cui in questa occasione, se ne hai voglia, possiamo coinvolgere anche i genitori a ballare con noi ed è proprio l'ultimo momento in cui faremo scatenare proprio tutti. Nel momento finale procederemo con l'apertura dei regali e il momento della torta. Il mio consiglio è sempre di andare sempre con quest'ordine, quindi prima i regali e poi la torta, perché se apri i regali come momento finale c'è il rischio che mentre stai lì con tuo figlio a vedere i regali, tutto quello che hanno portato per loro, qualcuno inizia ad andare, quindi li devi salutare, devi dargli il gadget e non puoi goderti questo momento. Se invece ascolti il nostro consiglio, mentre apri i regali tutti saranno lì fissi ad aspettare chiaramente il momento della torta, quindi puoi svolgere questo momento in massima serenità, chiaramente con il supporto degli animatori, per poi avviarti proprio alla fine della festa con il momento della torta in cui dopo aver fatto le foto e distribuito la torta puoi salutare tutti, dare i gadget e fare tutto con serenità e nel migliore dei modi. Noi ci occuperemo di dare a tutti i bambini un palloncino modellabile con la loro forma preferita che gli rimarrà ovviamente come ricordo della festa. Tutto questo ha una durata di 3 ore e costa solo 199 euro, tutto incluso nella città di Catania e di Messina. Se ti trovi al di fuori di una di queste due città c'è un piccolo costo extra di benzina da aggiungere che puoi trovare sul nostro sito, quindi in base al posto in cui stai guardando il video, se sei già sul nostro sito internet e vai in fondo a questa pagina trovi una tabella delle trasferte e in base al luogo in cui si trova la location in cui hai deciso di festeggiare potrai vedere quale sarà il piccolo costo extra da aggiungere. Se invece stai guardando questo video su YouTube, beh, clicca in descrizione, c'è il nostro sito e sempre in fondo alla pagina trovi chiaramente la tabella delle trasferte. Bene, questa è la versione basic, ma come ti avevo anticipato abbiamo anche una versione premium in cui abbiamo deciso di aggiungere una serie di attività per rendere questa festa davvero speciale. La versione premium comprende la basic, quindi tutto quello che ti ho elencato fino a questo momento, più la grafica dell'invito digitale tematico, chiaramente come quello che vedi in questa slide, che ha un valore di 25 euro, lo creeremo per te e potrai utilizzarlo per invitare tutti i compagni, tutte le persone che hai deciso di far partecipare al compleanno. In più è compreso il laboratorio Crea il tuo porta patatine a tema Super Mario, compreso di tavoli e sedie, perché chiaramente in base alla location non c'è sempre la possibilità di far sedere tutti i bambini. Beh, nei nostri laboratori comprendiamo sempre tavole e sedie. Questo ha un valore di 50 euro ed è un portapatatine come quello che vedi in questa slide che creeranno gli invitati, lo decoreranno e lo utilizzeranno per mangiare le patatine e alla fine se lo porteranno pure a casa come ricordo. In più in questa versione premium sono compresi i gadget fluorescenti, quindi dei braccialetti fluo che regaleremo a tutti i bambini nel momento della Just Dance, della Super Mario Just Dance, quindi potranno ballare con questi braccialetti luccicanti che si porteranno a casa, quindi un ulteriore ricordino che sicuramente fa piacere a tutti. In più, in questa versione premium sono compresi 30 minuti extra, proprio perché queste attività richiedono del tempo, quindi per evitare di fare tutto velocemente, beh, se scegli la versione premium, anziché 3 ore, la festa durerà
3 ore e mezzo per fare tutto con calma e nel migliore dei modi. Bene, tutto quello che ti ho descritto fino a questo momento costa solo 249 euro, tutto incluso, sempre nella città di Catania e Messina. Quindi, come prima, se ti trovi al di fuori di queste città, ti basta guardare la tabella delle trasferte e potrai scoprire il piccolo costo extra da aggiungere. Questi sono i pacchetti che abbiamo creato per te, ma ti ricordo che siamo sempre a disposizione per fare delle modifiche, per creare delle situazioni o dei pacchetti ad hoc, chiaramente per venire incontro alle tue esigenze, ma soprattutto ai gusti del festeggiato, perché in fondo è il suo giorno speciale e il nostro obiettivo è quello di farglielo vivere in maniera davvero speciale. Se vuoi maggiori informazioni, prenotazioni, richieste su misura, siamo operativi da lunedì a sabato dalle 10 alle 21. Puoi contattarci telefonicamente, su WhatsApp, tramite mail, tramite i nostri social, insomma ci sono mille modi per venire in contatto con noi e siamo sempre a tua disposizione per risponderti nel minor tempo possibile. Io ti ringrazio per essere stata con me fino alla fine e ci vediamo presto al nostro prossimo evento per bambini che stiamo organizzando. Ciao!